Siamo con il Friccioli, un giudizio sull'amministrazione Gaspari. Ma guarda, io non faccio un giudizio personale, ma voglio fare un giudizio di quello che ho sentito in riunioni, incontrando le persone, eccetera. Ci si aspettava di più dalla gente, non parlo di me stesso, dalla gente. Lei prima ha detto promosso o bocciato, beh oddio, prima di bocciare qualcuno bisognerebbe a settembre conoscere, beh si è rimandato a settembre 3-4 materie, cioè, se le deve riportare purtroppo. Hanno rimesso gli esami a settembre, quindi si può. Purtroppo se le deve riportare, ci si aspettava di più sulla sicurezza urbana, il centro di San Metto è diventato di un degrado urbano unico, guardiamo solamente le scritte sui muri, la zona intorno alla stazione. Ci sono zone che sono diventate altamente pericolose, poco frequentabili, e questo è un problema. C'è una poca concertazione con tutte quelle che sono le attività del centro, tra battibecchi eccetera, invece di poter lanciare veramente un progetto che veda un centro commerciale all'aperto con delle idee nuove, proposte che noi porteremo avanti e che proporremo in campagna elettorale comunale, ne abbiamo molte studiate insieme con giovani e commercianti e cittadini. Per rilanciare appunto il centro cittadino, perché se le persone, non è per tornare sui centri commerciali, ma vanno a spasso, il centro commerciale, il centro muore. Se muore il centro a San Benedetto, muore tutto l'indotto in economia. Non c'è stata abbastanza concertazione anche, secondo me, questo è il mio parere, il giudizio, con il problema appunto degli stabilimenti balneari, che a San Benedetto sono una realtà non soltanto legata allo stabilimento balneare, ma a una storia, una cultura, ma a un indotto lavorativo molto più grande di quello che si pensa. Non c'è ancora una soluzione per il fiume Albula che attraversa San Benedetto, sia da un punto di vista di viabilità che di arredo urbano, che di messa in sicurezza. Le periferie sono un po' abbandonate a se stesse, e questo non lo dico io, ma chi ci abita. Non è stata fatta una giusta politica per ciò che riguarda i parcheggi, perché quando parliamo di traffico a San Benedetto dobbiamo tenere in considerazione che metà delle auto girano per cercare parcheggio, e quindi dovremmo trovare delle soluzioni, noi ne abbiamo studiate diverse, quindi sai, 3-4 materie sono settembre. Quindi bisognerà studiare duramente. Siamo in conclusione, volevo dare l'opportunità ai nostri due candidati di fare, diciamo, un appello al voto, cercando di stare in un minuto ciascuno, perché un elettore della Picena dovrebbe votare Dante Merlonghi o Pietro Inficcioli. Cominciamo da Pietro Inficcioli. Ma guarda, l'elettore innanzitutto deve votare non su uno slogan, ma su una presa di coscienza di quello che è la propria ispirazione politica, sia nei confronti del candidato ma nei confronti del movimento. Io voglio dire, noi non vogliamo portare avanti la teoria che né io né negli altri candidati della Lega siamo persone fenomeni. Oggi fenomeni forse ce ne sono troppi in giro, di danni ne hanno fatti tanti. Siamo persone di buon senso, che lavorano, che si impegnano sul territorio, che conoscono i problemi partendo dai micro problemi ai grossi problemi sulla propria pelle, e quindi insieme con i cittadini, ma anche con le altre forze politiche, cercheremo di portare avanti con il massimo impegno un progetto che abbia un buon senso, perché secondo noi oggi è ora di tornare a parlare di buon senso. Stop ai fenomeni, stop agli spot elettorali, perché in questo senso è ora di cambiare veramente. D'accordo. Grazie. Dante Merlonghi? Beh, intanto a Dante Merlonghi si deve riconoscere che 12 anni fa, insieme ad Antonio Di Pietro, ha costruito le basi per realizzare quello che oggi è il Partito dell'Italia dei Valori. Il lavoro è stato lungo, ma è stato tenace, e allora questa tenacia va premiata per le cose che uno può fare all'interno della Regione Marche, dove c'è bisogno di far sentire la propria voce, ma c'è bisogno di lavorare tantissimo, proprio perché ormai questo territorio non può rimanere dietro rispetto alle aspettative di Ancona, rispetto a quello che è Pesaro, rispetto a quello che è Macerata. E allora ecco, votare per l'Italia dei Valori e votare anche per Dante Merlonghi significa fare un passo in avanti, pensare al problema del lavoro in senso concreto, e se questo non avverrà
avete un cittadino onesto che rassegnerà immediatamente le dimissioni, nel senso che se al primo anno non ci saranno già degli scatti rispetto alla occupazione, questa persona non dubiterà ad andarsene dal Consiglio regionale, proprio perché ormai 12 anni sono tanti e sono stati anche 12 anni di sofferenza all'interno di questo mondo, perché la costruzione di un partito da zero, arrivare ad oggi, un partito riconosciuto con 40 parlamentari a livello nazionale, con 7 parlamentari a livello europeo, con molti consigli regionali, comunali e via dicendo, significa aver lavorato sodo. Quello è stato un risultato e sarà un risultato anche quello di mandare Merlonghi in regione, e sarà quello un risultato quello di pensare appunto al primo posto il lavoro.